Bene, e anche per loro ovviamente. Posso? Siamo? Bene, forte. Vorrei dire che ringrazio chi ci ha arricchito con queste bellissime fotografie, installazioni e audio molto suggestivi che richiamano i rumori profondi che emergono da questa terra e da questo mare. Vorrei dire che questo è un posto magnifico e che sono sicura che avrà un buon destino in funzione dello sviluppo di una civiltà che abbia al suo centro la pace e l'evoluzione di tutti i popoli. Beh, intanto completamente nuovo è il modo di fotografare il Salento da parte del duo di artisti di Sisi Gambis, ed è uno sguardo che in qualche modo aiuta noi stessi, che pure siamo abituati a vederlo il Salento, a guardarlo con occhi nuovi. Ecco, forse ci aiuta più che a guardare alla realtà salentina, a cominciare veramente a vederla in maniera critica. Non sono le parole, tu riesci a fare vivere le cose, le persone, tutto quanto. Che penso, non penso, mi ha affascinato, mi ha tolto il pensiero, lo sguardo e la parola. Sono bellissime fotografie, rappresentano tutto il Salento nelle forme molteplici del Salento, la bellezza del mare, la bellezza dei paesi dell'entroterra, la bellezza della cultura e la bellezza spontanea dei visi delle persone, delle manualità, del lavoro, dell'impegno delle persone, eccetera. Sono delle fotografie stupende che rappresentano in Salento nel miglior dei modi, e credo che sia la prima grande mostra salentina che guarda alle cose concrete, alla vita attuale, alla vita di ogni giorno di questa terra. Con pochi elementi gli artisti hanno saputo trovare l'espressione di una storia continua che va e si perde nei secoli, ma che continua nei secoli a venire, quindi è veramente un fatto di grandissima levatura culturale e di grandissima visione delle cose. Sia le fotografie, che sono di una luce e di un impressionismo en plein air, ma al tempo stesso ricche di significati storici, senza che voi conosceste questa storia, siete riusciti a cogliere l'anima, l'essenza più profonda che araba, mediterranea, normanna, al tempo stesso sveva, angioina, bizantina della nostra terra. Quindi è tutto realizzato con grande, non solo maestria tecnica, ma con poesia, con animo creativo, con animo poetico. Anche la scelta delle emozioni che volete trasmetterci a noi, che tutto sommato vediamo il Salento non con i vostri occhi, ma con gli occhi di qualcuno che vi è nato, in un certo senso. E questo è un modo di vedere la mostra. Per me in particolare poi la mostra è uno strumento. Non è soltanto un evento culturale, ma è uno strumento di una strategia, di costruzione di una coscienza che un territorio deve acquisire, delle proprie potenzialità, delle proprie capacità culturali e di quello che può esprimere. Ho dimenticato di dire una cosa, ho detto che l'ordine è bello e che il caos è sublime. Ma non c'è Mediterraneo senza caos. Il caos è la caratteristica fondamentale dello spazio dell'antropologia del Mediterraneo.